Volete fare un salto con noi a Napoli? Perché? Non solo perché è uno dei luoghi più belli del mondo, ma anche perché in quel golfo c'è una località, si chiama Bagnoli, che per quasi un secolo è stata sinonimo di metallurgia pesante e di inquinamento. Quando 20 anni fa ci fu l'ultima colata, tutti pensarono: finalmente questo angolo meraviglioso sarà restituito ai cittadini. Da quel giorno non c'è stato presidente del Consiglio o sindaco che non abbia detto: io salverò Bagnoli. Lo ha fatto anche il presidente del Consiglio Renzi, che è andato a confermare che questa è una priorità nazionale. E allora, volete vedere quali sono le conseguenze di quando lo Stato va contro lo Stato? Ce lo racconta Teresa Paoli. È il 4 marzo 2013 e un incendio appiccato da mano criminale distrugge Città della Scienza. Un anno e mezzo dopo rimangono le macerie e la firma dell'accordo di programma per la ricostruzione. Ma se nel futuro di Città della Scienza c'è una speranza, il presente dell'ex acciaieria Italsider, a poche centinaia di metri, è molto più complicato. Sulla sinistra quella struttura strana è l'altoforno, che era il cuore della fabbrica. Là avveniva la trasformazione delle materie prime in ghisa e loppa. Ok, che poi è stato deciso appunto di chiuderlo ormai quando... Nel 20 ottobre del 1990 c'è stata l'ultima colata. Da quel momento è una spirale senza fine di varianti urbanistiche, delibere, finanziamenti, per far sorgere sulle ceneri di un'acciaieria il più grande parco della città. Ovviamente dopo la bonifica del suolo. Una missione impossibile negli ultimi anni affidata alla società pubblica Bagnoli Futura. Che c'era qui? Prima c'erano tutti i dipendenti della Bagnoli Futura che avevano diversi incarichi, c'era quello di mantenere, di continuare la bonifica, di mantenere in piedi la salvaguardia ambientale. Questi uffici sono tutti vuoti adesso? Sì. Perché è fallita? È fallita. Noi abbiamo questo assurdo, Fintecna è proprietaria di Italsider, è causa dell'inquinamento, è praticamente uno dei creditori della società Bagnoli Futura. Chi è che fa fallire Bagnoli Futura? È Fintecna. Quindi è lo Stato che fa fallire lo perciò, Stato? E perciò dico, questa è la, basta questo che dà la misura di una contraddizione enorme, le pare? Sono più di 20 anni che tu assisti a questo immobilismo, per dire. Immobilismo fino a un certo punto, perché diciamo, siccome Bagnoli è molto legata alla politica, la politica è molto legata alla burocrazia, sfortunatamente è molto lenta. Allora tante decisioni, quando ci stanno molti galli a cantare, sono difficili. Ma lungaggini burocratiche, debiti e inadempienze lasciano campo libero alla criminalità e la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta. Secondo l'ipotesi accusatoria, la bonifica dell'ex area industriale di Bagnoli, iniziata nel 2007 e interrotta nel 2012 per mancanza di fondi, non avrebbe conseguito gli obiettivi prefissati. Per alcune aree la bonifica avrebbe addirittura peggiorato la situazione di inquinamento ambientale preesistente. Per altre aree sarebbe stata fatta inutilmente. La magistratura in effetti ha messo in discussione la tipologia di bonifica, che però tutti avevano approvato, quindi il Ministero dell'Ambiente, la EASL, il Comune di Napoli, la provincia, i collaudatori. Che, no, e quindi... Non per niente sotto inchiesta ci sono tutti loro, sì, tutti che hanno approvato. Tutti gli enti nazionali, regionali e provinciali e locali che hanno approvato il processo. Ci sono tutti coinvolti? Tutti. Truffa aggravata, disastro innominato, falso ideologico in atti pubblici e indebita miscelazione di rifiuti pericolosi sono reati contestati per controllati e controllori. 136 milioni di euro sono i costi delle bonifiche sotto inchiesta. E del sogno del parco non rimane che questo. Questo è un centro benessere con auditorium, parcheggi per 600 posti auto già pronti per la cittadinanza. Che adesso affermo da circa un anno e mezzo, insomma, sì. Quanto è stato speso? Per questa porta del parco più di 40 milioni di euro. È un peccato lasciarlo fermo. Io infatti, per la verità, è una delle cose che mi hanno più colpito, vedere deteriorarsi, perché tenga presente che un centro benessere fatto di attrezzature molto costose, molto sofisticate anche, che richiedono però una manutenzione costante. Pensate cosa potrebbe diventare un'area così,
Dove prima si produceva acciaio, la città potrebbe avere uno spazio di cultura, ricerca e benessere, perfino per le tartarughe. È stato fatto questo centro di recupero delle tartarughe marine e di centro di ricerca sul mare. Quanto è costato? Il costo dell'intero intervento è 13 milioni. E anche questi impianti sono soggetti a usura e invecchiamento, senza essere mai stati utilizzati. Qui ci sono i campi di calcio, tennis, pallavolo, c'è la pista di atletica intorno. Poi tiro con l'arco, pista ciclabile, campi gioco per bambini, bocce e perfino un impianto di pattinaggio a rotelle d'estate e su ghiaccio d'inverno per questo parco dello sport di 24 ettari. Il parco dello sport costa 38 milioni di euro. Questo posto doveva essere inaugurato quando? Doveva essere inaugurato il 10-10 del 2010. Invece poi, diciamo, con il subentro di un nuovo colore, diciamo, politico. La regione ha bloccato i cantieri perché non ha più erogato i soldi. Sì. Anche qui la bonifica è stata contestata? Assolutamente sì. Non viene contestato che sia stato bonificato, ma che sia stato bonificato per un parametro inferiore a quello che riteneva la magistratura dovesse essere stato modificato. Okay. Quello che abbiamo cercato di far capire alla magistratura è che non ha tenuto conto del progetto di trasformazione, che invece chi aveva approvato il progetto di bonifica ne aveva tenuto conto. Chi l'aveva approvato? Il Ministero dell'Ambiente. Ricapitoliamo. Le acciaierie lasciano il deserto. Si pensa a riqualificare l'area con un parco, ma il terreno va prima bonificato. Le bonifiche non vanno a buon fine, i finanziamenti vengono sospesi e rimangono le cattedrali nel deserto. Mi auguro che quanto prima il governo subentri in questa situazione di Bagnoli, perché se effettivamente i terreni andranno all'asta a chi offre di meno, perché saranno terreni che varranno pochissimo, sicuramente la camorra farà piazza pulita. La speranza di Giovanni era condivisa anche dal sindaco Luigi De Magistris, ma pochi giorni fa è stato sospeso dall'incarico in seguito alla condanna in primo grado per l'inchiesta Why Not. Poco prima della sentenza, intervistato su Bagnoli, ci aveva detto così. Se finalmente un governo ci mette la faccia e la firma, perché ricordiamo che Bagnoli è un sito di interesse nazionale, quindi c'è un dovere del governo di impegnarsi, se ci sarà questo potremmo dire che per la prima volta in 20 anni il governo ha considerato Bagnoli una questione centrale per il paese. E queste aspettative sembravano esaudite dalla posizione del Presidente del Consiglio espressa il 14 agosto. Noi questa realtà qui non possiamo tenerla nelle condizioni in cui quanto 20 anni o 25 di crisi, fallimenti, curatele e occasioni perdute ce l'hanno consegnata. Un mese dopo la speranza è diventata polemica e il presidente dell'anticorruzione, Raffaele Cantone, sospettando una mala gestione dei fondi, dichiara: prima o poi riuscirò a vedere i conti, la vicenda di Bagnoli grida vendetta.